La pittura e l'illustrazione negli anni 60 in Unione Sovietica, il tema di una mostra interessante allestita presso il Palazzo Todeschini a Desenzano, ovviamente curarla all'Ufficio Cultura, Assessorato alla Cultura del Comune. Emanuele Giustacchini, assessore alla cultura, ha voluto questa mostra, questo appuntamento. Non è rinvangare il passato, ma è ricordare il passato e soprattutto far capire ai giovani quello che è stato il passato. Sì, è una mostra che oggi inauguriamo e che resterà aperta sino al 13 di aprile, sino al lunedì 13 aprile. È una mostra che ha sicuramente un grande valore culturale, perché sappiamo che dall'inizio degli anni 30, ma praticamente sino all'inizio degli anni 80, quindi sino all'arrivo della perestroica di Gorbaciov, gli artisti in Russia operarono in un regime di realismo sociale, quindi l'artista non era sicuramente un uomo libero, ma era consapevole di essere un soldato al servizio dello Stato, quindi uno strumento di propaganda e di condizionamento politico, culturale, sociale e ideologico. Ed è interessante vedere queste opere, soprattutto degli artisti che operarono in Russia negli anni 60, 70 e 80, perché si avverte appunto la fine del regime socialista e l'inizio di una nuova epoca, di una nuova era. Quindi è un'operazione di revisione squisitamente culturale ed è un modo anche per vedere come alcuni artisti seppero muoversi pur in un clima di regime totalitario, senza eccedere in servilismo, senza eccedere in inutili trionfalismi, ma con intelligenza seppero comunque promuovere, fare cultura, fare arte.